Siamo la nostra Italia? In fin dei conti, il futuro non è nelle nostre mani. Ed è da stupidi credere che con la forza delle idee possiamo trasformare il presente. Pensaci bene. Curare il proprio interesse personale è meglio che pensare al bene comune. È sotto gli occhi di tutti. Chattare sui social network è più emozionante che incontrarsi per immaginare un futuro comune. È inutile perdere altro tempo. Le istituzioni sono egoiste per natura. Sbaglia chi crede che dobbiamo ripartire dalla comunità. Escludere chi è diverso da noi è più utile e appagante di combattere i soprusi che vediamo ogni giorno. La risposta la conosciamo bene. Saranno le nuove generazioni a pagare le conseguenze di anni di ingiustizie. E ci rifiutiamo di credere che il futuro di tutti dipende dalle azioni di ognuno di noi. Lo dimostra tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. E tutto questo succederà se non invertiremo la tendenza. Tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni lo dimostra. Il futuro di tutti dipende dalle azioni di ognuno di noi e ci rifiutiamo di credere che a pagare le conseguenze di anni di ingiustizie saranno le nuove generazioni. La risposta la conosciamo bene. Combattere i soprusi che vediamo ogni giorno è più utile e appagante di escludere chi è diverso da noi. Dobbiamo ripartire dalla comunità. Sbaglia chi crede che le istituzioni sono egoiste per natura. È inutile perdere altro tempo. Incontrarsi per immaginare un futuro comune è più emozionante che chattare sui social network. È sotto gli occhi di tutti. Pensare al bene comune è meglio che curare il proprio interesse personale. Pensaci bene. Con la forza delle idee possiamo trasformare il presente. Ed è da stupidi credere che il futuro non è nelle nostre mani. In fin dei conti, siamo la nostra Italia.